Noi siamo partito di maggioranza relativa, riteniamo che in una trattativa le precondizioni non facciano bene. Noi oggi in conferenza stampa, dopo aver incontrato il presidente incaricato, abbiamo messo al centro i temi, i 20 punti che per il Movimento 5 Stelle sono importanti, fondamentali, ed è su questo che vogliamo aprire il confronto col Partito Democratico. Lo faremo da domani mattina, però è difficile accettare le precondizioni. Ci sono alcune cose che sono state fatte in una precedente esperienza di governo, vogliamo continuare a farle. Noi siamo convinti che su tante cose non ci siano ostacoli col Partito Democratico per portarla avanti. Allora, perché ponete ultimatum? Ma questo qui non è un problema, quello dei toni, perché per quanto ci riguarda, per quello che importa sono i temi. I temi sono quelli lì, li conosciamo, sono quelli dell'ambiente, sono quelli della giustizia, sono quelli adesso sugli altri punti, quali ci sono? Ci sono Duba, quelli sulla per esempio, tutela dei minori. No, sul decreto sicurezza, perché questa è stata una cosa che ha scosso molto. Sul decreto sicurezza stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Mi sembra anche il PD abbia detto che in generale ci sono i rilievi e bisogna fare di quelli. Sono chiarissime, ha parlato di adeguare i decreti sicurezza alle indicazioni autorevoli del Presidente della Repubblica. Però poi Di Maio dice rivendico la ratio e i risultati del decreto sicurezza. Rivendichiamo il fatto che l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione deve essere molto chiaro. Noi pensiamo che quando una barca arriva sul nostro territorio, arriva in Europa ed è in Europa che bisogna gestire i flussi migratori. Come Batum è parso nei confronti di Conte, l'avete fatto dopo averlo incontrato. Parlare di temi non è un ultimatum, parlare dei bisogni dei cittadini non è un ultimatum. Il consiglio incaricato sembrava rivolto a lui. Assente, non era rivolto a Conte, qui ci teniamo a specificare che noi se dobbiamo anche alzare i toni eventualmente per parlare di temi, di argomenti, quello per cui i cittadini ci hanno mandato in queste istituzioni, eventualmente lo facciamo. Poi, se non è necessario, tanto meglio. Domani avremo questo tavolo alle 9:30 in cui parleremo col Partito Democratico, col Presidente Conte che dovrà fare sintesi, e quindi potremo portare avanti un programma che deve essere condiviso e omogeneo. Patronelli, non state soltanto alzando il prezzo. Stiamo cercando di ottenere risposte per i bisogni dei cittadini, questo ci interessa.